carissimi amici dell'Ippodromo di Palermo, anteprima corse per il convegno di domani sabato 28 maggio con Giuseppe Porzio Junior. Buonasera. Ciao Giuseppe. Allora, l'analisi del convegno di domani, ma sei qua pure perché domani sera a Palermo c'è un'iniziativa graziosissima che è la settima edizione di la Palermo Collezioni, che è una sfilata di moda, e da 4 anni c'è anche una premiazione che si chiama Eglam Awards Sicilian in the World, e tra i premiati di questa edizione c'è anche l'Ippodromo di Palermo, che comunque partecipa anche come sponsor della manifestazione. E se leggete nel sito www.ippodromolafavorita in home page c'è un articolo dedicato con il programma dettagliato, e dicevamo domani ci saranno dei premi per diverse categorie: categoria cinema, cultura, manifestazione storica, medicina, moda e ricerca e innovazione. Per lo sport è premiato l'Ippodromo di Palermo nella persona dell'ingegner Giovanni Cascio, che riceverà un premio. E l'organizzazione ha pensato di premiare anche 2 giovani drivers emergenti della piazza palermitana. E allora Giuseppe Porzio Junior, diciamo, gli spetta di diritto perché è il vincitore della classifica dei driver dell'anno scorso, e c'è premiato anche Salvo Cintura come allievo migliore dell'anno scorso. Comunque, diciamo, è più che altro una premiazione di rappresentanza, sì, per tutta la categoria. Sì. E allora, quindi domani sei impegnato in passerella. In passerella, vediamo. Andrete vestiti da driver. Da driver. Vediamo, perché è un'esperienza nuova, sarò un po' emozionato sicuramente davanti a persone che non conosco, vediamo. Non so chi vi premerà, perché mi diceva dall'organizzazione che ci saranno degli esponenti che premeranno per categorie, il sindaco, insomma altre persone, poi tra poco comunicheranno un po' la scaletta dell'evento. Allora Giuseppe, intanto divertiti domani sera, ci sono tante modelle, insomma, la manifestazione si svolgerà in 2 serate, è diciamo una bella occasione per Palermo. Però adesso dobbiamo parlare delle corse di domani, mio caro. Sì. Sai bene che c'è Cascio il vincente delle scuderie, quindi il pronostico, il cavallo base che indicherai nel pronostico vale per il concorso. Continua a condurre Carlo Giordano. Allora Giuseppe, domani al via abbiamo 79 cavalli, l'inizio delle corse è previsto alle ore 14.55 e cominciamo con una corsa riservata ai cavalli anziani, distanza del miglio, corsa inserita nel palinsesto dell'Ippica Nazionale. Come al solito tanti cavalli impegnati in scuderie, sì. In questa corsa ci avete Sonny Side affidato a papà e Sincera F da te guidato, una base con 3 cavalli. Allora, in questa corsa mi piace a me quello di Mimmo Zank, solo il numero 8. E poi mettiamo come base piazzata quella mia, Sincera F, numero 5. Sì. E mettiamo anche Stacy Cup con numero 7. Stacy Cup, inserisci un altro cavallo perché nelle corse nazionali, visto Nearco Canfe con numero 11. Nearco Canfe con numero 11. Il tuo cavallo base abbiamo detto che è solo da. Sì. Perfetto. Passiamo adesso alla seconda corsa. Seconda corsa, anche questa corsa inserita nel palinsesto dell'Ippica Nazionale. Distanza del miglio, corsa riservata ai cavalli di 4 anni. Stranamente riposata in questa, sì, corsa. Sì, qua non abbiamo cavalli allora, che rientravano. Un pronostico libero da condizionamenti. Allora, mi piace questo Tacos. Tacos il numero 5, che ha vinto l'ultima volta, sì, del convegno scorso. Si può piazzare bene se non contro sempre la rottura, tira bacion, sì. Tira bacion il numero 9. Sì. E metto pure il numero 8 di Tullio Griff. Tullio Griff, inserisce anche un altro cavallo. Tocador. E Tocador è il numero 2. La terza corsa è il sottoclou della giornata, è una gara riservata ai cavalli di 4 anni, distanza del doppio chilometro, e si rivede in pista Tai B, da te guidata, e anche Try Again, che l'avete, sì, in scuderia voi, affidata, sì, a Natale Cintura. Tiragain l'abbiamo da poco, è arrivata da poco, quindi la galla sta bene, il cavallo sta bene, siamo fiduciosi. L'ultima volta ha sbagliato, però forse ha avuto un problema, quindi penso che oggi correrà, cioè domani correrà bene. Tai B invece ha corso un po' sottotono l'ultima volta, anche se hanno fatto una bella chiusa, le da dietro, non è riuscita a inserirsi nel gruppetto. Vediamo domani, riprendere una bella partenza, metterci la corda, inseguire, e vediamo di prendere più possibile. E allora, la tua base per questa cosa? Allora,
Mi piace Tigerio Caffè. Tigerio è il numero, che l'ultima volta ha fatto veramente uno sproposito. Metto Tiago Di Ruggi, che l'ultima volta ha vinto anche abbastanza bene. Sì, il numero 3. E poi come terzo gli metto quella mia, perché è Taibi. Un terzo mi tocca pure bene. Va bene, allora la quarta corsa è una corsa riservata alle femmine di 3 anni, distanza del miglio, in 10 al via, e qua presenti Hun Wheeler e Urja Treb affidata a papà. Sì, allora mi piace questa Una del Rio, che dovrebbe essere la favorita e dovrebbe andare davanti. Quella mia parte pure abbastanza forte e corre bene da dietro, quindi se riesco ad andare davanti sarò sicuramente subito a mollarlo e per seguirlo in arrivo. Bene. E prendere un piazzamento. Quindi il 6 cavallo base con il 2 e poi metto il numero 1. Il numero 1 di Upton Girl, va sì. Bene così. La quinta corsa in programma è il centrale di giornata, premio Unione Ippica Mediterranea. A tal proposito ricordo che ci sarà una tappa di questa manifestazione che coinvolge un po' tutti gli ippodromi che si affacciano sul Mediterraneo. Ci sarà una tappa il 29 giugno in notturna, e vi ricordo nuovamente che il convegno che anticipa, che precede il 29 giugno, è quello del 25 giugno, sempre in notturna, è la prima notturna della stagione, e si disputerà il Gran Premio Regione Sicilia. In questa corsa, caro Giuseppe, avrai ora l'incombenza di estrarre il vincitore del nostro hashtag selfie Palermo Trotto. Tra l'altro questa scuderia è bella attiva pure, sì, mandando dei bei selfie. Però analizziamo prima la corsa. Allora, quindi la gara centrale è riservata ai cavalli di 3 anni, distanza del miglio, ne presentate due, USA sì, di Ruggero e Ula Hop. Allora, tutte le galle stanno abbastanza bene. USA di Ruggero la conosciamo, la galla va forte, parte forte, penso che potrebbe andare anche davanti e poi decide papà cosa fare. Ula Hop parte pure forte, vediamo di trovare la schiena e prendere un piazzamento. I cavalli sono Ursus Caff. Ursus Caff. E poi mi piace Wozzi. Wozzi, quindi Ursus come base, sì, inserendo Wozzi e i due, di scuderia. Benissimo, allora, qua siamo aprendo la nostra magica scatola dell'hashtag selfie Palermo Trotto. No, vabbè, non ti preoccupare, allora, già sono i bigliettini belli avvolti. Allora, sono aprilo, due, sì, è uno. Okay. Attenzione, il 7 e l'8, chi era il 7 e chi era l'8? Vabbè, hai aperto questo. Apriamo, e allora abbiamo Cerniglia Francesco. Gira a favore di telecamera, perfetto. Estraiamo adesso un concorrente di riserva, se casomai Francesco è impossibilitato a partecipare domani. Ed è Simona De Blasi, è un selfie che avete fatto voi, tra l'altro. Ah. Benissimo, già Simona due volte che esce di riserva, prima di voi, toccherà pure a lei. Perfetto, grazie Giuseppe, grazie a te. Andiamo avanti, questa la posiamo qua. Tutto in diretta live e passiamo alla sesta corsa. Sono gli anziani in pista, sono in 6 soggetti, distanza del doppio chilometro. Qua abbiamo Silvano Lux affidato ad Andrea Buzzitta ed Oliver da te guidato. Sì, allora in questa corsa mi piace Nick De Fiori, che l'ultima volta per ora sta affrontando una seconda giovinezza, una seconda di Nick giovinezza. De Fiori, il numero è pure a favore, quindi dovrebbe andare davanti, anche se 2000 metri non so cosa fa, se mollo corre in testa, però penso che si correrà in testa. Uh-huh. Poi metto Oliver. Oliver il numero 6. Sì. E Ramaia. E Ramaia il numero 1, recente vincitrice, sì, del Memorial Lombardo, con alla guida il proprietario Gianluca Di Venti. La settima corsa è una corsa inserita nel palinsesto dell'Ippica Nazionale, riservata ai cavalli di 3 anni, distanza del miglio. Qui presentate Ungherese Jet affidato a papà e tu guidi Utopia Creek da catch. Sì, allora qua c'è un cavallo che l'ultima volta ha vinto alla grande, anche se era in prima fila, oggi domani col 13 avremo qualche, magari può avere qualche problemino. Ed è un signora S, un numero 13. Un signora S, il numero 13. Poi mi piace il numero 9 di Urlo dei Fiori. Urlo dei Fiori. 4 cavalli al seguito, dai. Sì. Quindi altri due. Mettiamo perché sono tutti Ulala e Crystal. Ulala il numero 5. E metto quella mia come Utopia Creek.
da inserire nella terna per una scommessa a trio, il numero 3 di Utopia Creek. Sì. Concludiamo con l'ottava corsa, con i Gentleman in pista, corsa inserita nel palinsesto dell'Ippica Nazionale, diverse corse nel convegno di domani, distanza del miglio in 13 al via e qua riposate, così ti prepari per andare alla sfilata, alla premiazione, quindi tutto organizzato. Allora, una base con tre cavalli anche in questa corsa. Allora, mi piace un cavallo, l'ho visto correre abbastanza bene, la guida c'è pur, Rambo Bye Bye. Rambo Bye Bye, il numero 10. Poi metto Ottavio DL. Ottavio, che è il numero... Sì. Non ci vedo più, il numero 5. Numero 5. Ecco. Parlessi Treb col numero 4. Parlessi Treb col numero 4, ancora un cavallo. E metto... Riviera col numero 9. Riviera col numero 9. Perfetto, Giuseppe. Buon lavoro. Grazie. E buon divertimento. Grazie. Va bene.